Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti a questo episodio straordinario perché insomma ieri mi sono preso un giorno libero, sono andato a fare un po' di giri, avevo un po' di cose da fare e non sono riuscito a essere presente in diretta alle ore 18 come al solito e allora ho avuto un po' di dubbio, ho detto cosa faccio? Faccio il video dopo? Non lo faccio? Lo faccio domani? Dopo un po' di peripezie, un po' di cambi di idee anche dettati soprattutto dagli eventi, ho deciso di rimandare al giorno dopo e quindi eccoci qua di mercoledì anziché di martedì, ma non cambia molto, anzi meglio così secondo me, perché in questo modo riusciamo a vedere un po' col senno di poi quello che è accaduto e a pianificare un po' di posizioni cercando di capire un po' come si può muovere il mercato. Ieri era un casino pazzesco perché ci sono state liquidazioni a catena, c'è stato il mercato che è completamente impazzito, è partito verso l'alto innescando un po' di FOMO, tra cui la mia che ho aperto una posizione long speculativa che mi è stata stoppata nel giro più o meno di 4 secondi dopo l'apertura. Tra poco vi racconto tutto quanto e dopo per l'appunto quello che è successo è stato un bartone gigantesco che tra poco analizziamo e vediamo. Fondamentalmente quello che è accaduto è stato un falso break da manuale che ci ha un po' illusi, c'era un po' di FOMO alla grande. Coinbase ha stoppato subito, vedo, attende, qua siete già tutti sul pezzo. Adesso tra poco leggo le vostre domande, poi quello che vorrei fare oggi è appunto commentare quanto accaduto ieri, vedere un po' come ci si può come si può affrontare una situazione del genere e soprattutto quali altcoins osservare, le nostre solite chiacchierate del mercoledì questa volta e del venerdì. Vi ricordo che qui c'è il premio partecipazione, quindi se guardate il live stream, se partecipate alla chat commentando, facendo domande, si guadagnano le fantastiche shitcoin. Come si fa a guardare quante shitcoin ho? C'è il mio logo in piccolo in basso a destra sul player video, lo cliccate in basso a destra di nuovo, vedete quante shitcoin avete. Quando arriverete a 1000 c'è un premio, quindi mi raccomando, corsa all'accumulazione di shitcoin. Arrivando a 1000 c'è un premio di 0.005 bitcoin, una cosa assolutamente simbolica, ma come dire, un premio per la fantastica community che siete. Quello che vedete qua dietro invece, dietro di me, dietro il mio faccione, non dietro di me fisicamente, che è questa statua che vi ricordo è la reincarnazione di Testa di Bronzo, per chi non l'avesse conosciuto, che ha fatto un po' di viaggi nel tempo, è tornato dal futuro, questa è la sua capsula del tempo, c'è dentro lui e mi dice quale sarà il prezzo di Bitcoin, è quello che mi aiuta un po' anche a operare sul mercato. Io conosco già il futuro grazie a Testa di Bronzo che c'è stato. E no, scherzi a parte, quello che vedete dietro di me, nel senso sullo sfondo del video, è la nuova strategia alla quale sto lavorando, visto che siamo tutti quanti gasati ai massimi per il trading automatico. Sto studiando un po' di più in questa ottica, ho approfondito la strategia che già vi ho condiviso per applicarla sul pair Ether Bitcoin e magari tra poco ne parliamo. L'ho condiviso in breve anche su, come si dice, su Telegram, ecco, sulla community su Telegram. Vi ho condiviso il settaggio, tra poco magari ve lo mostro anche. Quella che vedete qui dietro è una strategia nuova, una bozza ancora, sulla quale sto lavorando e si basa anch'essa sulle pendenze delle medie mobili che mi piacciono particolarmente. E questa appunto è una cosa abbastanza grezza ancora. Prende due pendenze che ho chiamato Slope 1 e Slope 2 di due EMA di lunghezza 130 e 400, ve lo dico in breve, poi dedicherò un video anche a questa una volta che sarà pronta. Su queste due pendenze poi vado a fare la media mobile, vedete, calcolo la Slope 1 e la Slope 2 e poi due medie mobili che sono la EMA 10 della Slope 1 e la EMA 10 della Slope 2, quindi le ammorbidisco un po' perché altrimenti le pendenze sono molto frastagliate. Quello che poi vado a fare è graficare le due E1 e D2 e andare a beccare i cross, quindi fondamentalmente vado a allungare il cross rialzista delle due pendenze e vado a shortare il cross ribassista in una maniera discretamente ignorante. A questo applico il classico trend filter che bene conosciamo, ovvero il prezzo sopra o sotto l'EMA 200. Questa è veramente una bozza ancora da migliorare, devo fare passi enormi prima di poterla mettere in produzione, ma i risultati sono incoraggianti. Come vedete il drawdown è discretamente basso, il profitto è soddisfacente, non apre troppe posizioni, ha un win rate
onesto, diciamo così, e un profit factor anch'esso interessante. Comunque ve l'ho detto, è ancora da approfondire. Queste statistiche sono con il 30% del capitale impostato e ancora senza slippage, senza commissioni né niente. Sono proprio grezzissime. C'è da lavorarci su, assolutamente sì. Lo farò e poi ve la condividerò. Tanto ormai di trading automatico dovreste saperne più di me, visto che vi ho condiviso tutti i tool, tutto il know-how necessario per chiudere il cerchio, appunto progettare la strategia e metterla in produzione sull'exchange. Quindi niente, questo era un piccolo teaser di quello che arriverà poi nel prossimo futuro, visto che il trading automatico, come vi ho detto, vi interessa, vi attira, ci lavoreremo ancora su e lo approfondiremo veramente, veramente tanto. Adesso invece parto con la lettura delle vostre domande e poi osserviamo un po' i grafici. Cosa ne dite? Allora, io vi ho chiesto all'inizio chi è già sul pezzo, ma siete arrivati tutti in ritardo insieme a me e non mi siete piaciuti. Solo io posso arrivare in ritardo. Eccolo, ecco, ciao, oggi mi sa che siamo tutti un po' più leggeri, sì, di portafoglio sicuramente sì. No, scherzi a parte, ieri è andata male ovviamente la posizione long su Bitcoin, la speculativa long, perché poi nel frattempo ho ancora aperto l'edge short, tra parentesi, però nel mentre sono riuscito ad aprire, a fare compounding, anzi, sulla posizione Ether Bitcoin, quello mi ha reso un po' più contento, diciamo così, ma ha bilanciato un po' la perdita. Buonasera a tutti, attendendo il primo segnale della strategia automatica. Bravo, grande, grande. Anche Coinbase ha stoppato subito, immagino il delirio che ci può essere stato ieri, anche perché io ho visto che quel crollo lì, quel dump lì, è nato un po' dai derivati, dal mercato dei derivati, perché fondamentalmente quello che è accaduto, e tra poco magari lo vediamo in maniera un po' più approfondita, è che si è gonfiato a dismisura l'open interest di posizioni in leva, ok? Ci sono state tantissime posizioni in leva aperte e nel mentre si era creato un dislivello tra il prezzo del perpetual e il prezzo del sottostante, che è arrivato quasi, il funding è arrivato allo 0,2%. Questo ha incentivato tantissimo l'apertura di posizioni short, perché ci sono molte strategie basate proprio sull'arbitraggio del funding, ok? Adesso magari vi faccio vedere anche qualche dato, già che ne parliamo, così avete insomma anche qualche numero alla mano e non solo parole, perché un funding così alto incentiva molto per l'appunto l'apertura delle posizioni short. Adesso andiamo a vedere anche il dato, eccolo qua, guardate, Bitcoin Perpetual Funding. Se io evidenzio soltanto MEX, che è stato un po' la causa di tutto, vedete che al picco è arrivato a quasi allo 0,2%, 0,1644%, significa che i long pagavano gli short lo 0,2% della posizione, quindi è un grosso incentivo appunto per chi fa arbitraggi o dei trades basati sul funding, che c'è chi apre posizioni multiple, cose di questo tipo, ad aprire degli short su MEX, ok? E quello che è successo è che poi l'apertura di tutti questi short è andata a, cioè sicuramente non solo per il funding, attenzione, c'è stata anche una bella svendita combinata questo, però sicuramente questo ha messo tanta pressione verso l'apertura di short. L'apertura di short, la chiusura magari di qualche long, la selling pressure in generale è andata ad innescare una reazione a catena a tutti gli effetti, che ha portato a pescare poi dalla zona di liquidità che si era andata a creare qua sotto, la famosa zona di liquidità che era 9.800-10.000, era una zona di liquidità in resistenza, l'avevamo bucata il giorno 1 giugno, ci siamo rimasti sopra, per molti me incluso è diventato un entry, ok? Io avevo detto andiamo a posizionare un entry lì, perché? Perché su ipotesi di breakout confermato, anche se ahimè la conferma non c'era ancora stata perché avevamo solo la prima chiusura e basta, solitamente è bene attendere una barra 3 candele di conferma prima di giudicare un breakout effettivo, era un trade molto anticipatore che però aveva un buono sbilanciamento tra rischio e rendimento, del tipo che se andavamo a fare un'altra leg up verso l'alto andavamo ad innescare una barca di liquidità qua sopra, quindi probabilmente si innescava un bel pump e quindi il profitto sarebbe stato eccellente. Di contro avevamo un rischio tutto sommato contenibile, perché con uno stop qua sotto che poi ci ha sbranati vivi tutti quanti, e questo
questa shadow è l'esatto risultato, avevamo comunque appunto un profilo risk reward eccellente. Vedete, questo era il risk fondamentalmente e il reward sarebbe stato decisamente maggiore a mio parere. Ovviamente non è accaduto lo scenario di reward, si è verificato lo scenario di risk e via. Tuttavia il fatto di mettere tanti stop loss qua sotto è andato a creare, a potenziare la sacca di liquidità che era qui dentro, ok? Perché l'è andato un po' ad estendere. Sicuramente molti avevano degli stop, magari se non qui, cioè qualcuno anche qui, perché se considerate che questo è un top locale, come vedete, è un massimo locale, sicuramente il suo break, cioè le posizioni basate sul suo break, hanno come stop, come zona di stop, ovviamente la perdita del livello stesso. Poi abbiamo la sacca di liquidità e quindi magari c'era qualche posizione basata su di essa. Poi qua sotto abbiamo un'altra zona di supporto, i 9.500, e quindi ci sono tutti gli stop sottostanti. Capite bene che era facile generare una reazione a catena, soprattutto considerando che l'open interest si era gonfiato a dismisura. Siamo arrivati ad avere 800 milioni qua, no, 700 e passa milioni di open interest. E questo parla chiaro, questo grafico, il drop di 150 milioni di open interest solo su BitMEX è andato a innescare questa possente reazione a catena. Non a caso su BitMEX, che si è dimostrato uno degli exchange meno liquidi in assoluto, contrariamente a quanto dichiarano, tra l'altro, perché loro vantano la liquidità maggiore, gli order book più spessi, e poi alla fine quello che hanno dimostrato è di non avere queste caratteristiche, perché su BitMEX il prezzo è crollato fino agli 8.600, mentre sugli altri exchange non è accaduto. Se voi andate a vedere su Bybit, andate a vedere su FTX, andate a vedere su OKX, su Coinbase, dappertutto, siamo arrivati molto molto più in alto. Vi faccio vedere un banalissimo esempio, insomma andiamo a prendere, che ne so, Bitcoin dollaro su Bitstamp è arrivato a 9.200, Bitcoin dollaro su Bitfinex è arrivato a 9.200. Poi possiamo andare a vedere ad esempio anche un perpetual, quindi BTC Perp su FTX è arrivato a 9.250, ok? È una prerogativa di BitMEX l'essere arrivato così in basso, perché ha visto liquidazioni a catena. Qualcuno infatti giustamente si è abbastanza incazzato dicendo basta, avete rotto le scatole a mangiarci tutti gli stop. C'è chi dice che internamente a BitMEX c'è, e lo penso anch'io, c'è un trading desk che proprio faccia counter trading ai suoi clienti, quindi c'è qualcuno in BitMEX che il cui lavoro è andare a pescare, cioè conoscendo dove sono i nostri stop, conoscendo quello che facciamo, andare a triggerare certe situazioni per sfruttarle a nostro svantaggio, chiaramente. E quindi insomma BitMEX in quest'ultimo periodo è già da un po' che sta perdendo una quota notevole del mercato, e secondo me questo non lo aiuterà affatto, anche perché ormai ci sono alternative di tutti i tipi, c'è Bybit, c'è FTX, ok, X purtroppo in Italia non c'è ancora, c'è Deribit, insomma di exchange di strumenti derivati ormai piovono, ce n'è veramente una quantità industriale, e di conseguenza BitMEX secondo me inizia a scavarsi la fossa un po' da solo. Ecco, un consiglio che mi sento di darvi se operate in generale sui perpetual è di utilizzare come stop price, come prezzo di trigger per lo stop loss, non il last price. Cioè su alcuni exchange c'è proprio la possibilità, adesso magari riesco anche a farvelo vedere, ma secondo me no, perché purtroppo non mi dovrei loggare, niente. Comunque si può scegliere nello stop price se utilizzare il cosiddetto last price, che è il prezzo ultimo di mercato, oppure il mark price. Io avevo già fatto un video dedicato allo stop loss dove spiego un po' di trucchetti per mettere meglio lo stop loss, diciamo così. Uno di essi è proprio utilizzare il mark price. Perché? Perché il mark price è molto meno suscettibile di queste schifezze, ok? Quindi se c'è un flash crash dovuto proprio a liquidazioni di massa e cose del genere, con il mark price potete evitarlo. Non sempre, ma spesso lo evitate, perché il mark price è un prezzo indice pesato e quindi non è appunto suscettibile di queste variazioni. Personalissimo consiglio è utilizzare quello come trigger per lo stop. E niente, questo era giusto per fare un po' il punto su quanto accaduto negli ultimi giorni. Coinbase ha stoppato subito nonostante
importante sia sceso meno. Ma intendi ha stoppato il servizio o intendi che ha stoppato la posizione? Vogliamo la camicia? No, oggi niente camicia, oggi c'è un caldo mostruoso. Ciao Luca, ma una volta piazzati gli alert su TradingView, anche togliendo l'indicatore dal grafico, questi rimangono attivi? Assolutamente sì, perché l'alert si salva le impostazioni dell'indicatore, quindi assolutamente sì. Mercati tradizionali drogati, parliamone anche di questo, effettivamente i mercati tradizionali, non lo so, mi lasciano abbastanza perplesso. Se andiamo a vedere la situazione dello Standard & Poor's, ad esempio, continua a crescere, cioè pazzesco, è veramente, è incredibile, al limite dell'incredibile, e continua a salire, si è ripreso ormai quasi del tutto del dip che ha avuto a marzo, e cioè continua a fare nuovi massimi in questo periodo, un periodo in cui l'economia è a rotoli, sta andando a rotoli alla grande, si parla di grande depressione, c'è disoccupazione ai massimi, ci sono difficoltà, si continua a stampare moneta, a dare sussidi a destra e a sinistra e tantissimi settori, parlo del turismo, parlo della ristorazione, l'alimentare, alcune materie prime fanno una fatica pazzesca a riprendersi. Parentesi, l'ambulanza che ovviamente passa sempre durante i nostri live, ormai è un appuntamento fisso. Chiusa parentesi, la società sta andando a rotoli insieme all'economia, guardate il caos che sta divampando in America in questo periodo, che comunque una situazione di accentuata povertà, di difficoltà, di crisi economica, chiaramente poi porta dietro di sé tutta una serie di crisi anche sociali, di problemi, come dire, da affrontare anche non solo a livello economico, ma anche il malcontento della popolazione, l'irascibilità della popolazione, la rabbia della popolazione che insomma esplodono tantissimo se catalizzate da situazioni ovviamente di grande difficoltà. E nonostante tutto questo, insomma, il mercato azionario continua a salire. Ecco, io lo definisco ormai un grande tavolo di poker. Mi sembra veramente, cioè mi sembra, è così, il mondo finanziario e l'economia divergono veramente in una maniera incredibile. Tant'è che io che ero posizionato, vi ricordate, sul MIB con ETF short, vi avevo detto un po' di video fa che puntavo a uscire dallo short in caso di rottura di questo costrutto qua, e così fu. E quindi adesso non ho minimamente intenzione di rimanere esposto short, ho chiuso le mie posizioni short e vediamo un po' che succede. Insomma, se poi si dovessero mostrare, palesare altri costrutti di debolezza sugli indici azionari, riproporrò eventualmente le mie posizioni short, e adesso può essere invece una situazione interessante per seguire alcune singole stocks, ma magari poi non voglio andare off topic, ne potremmo parlare in separata sede. E niente, quindi effettivamente i mercati tradizionali sono completamente fuori di testa, fuori controllo. È un capitello corinzio quello che hai dietro, in realtà no, è un, te l'ho detto, è testa di bronzo reincarnato. Questa volta, se ti ricordi, QNTBTC, forse dovrò staccarmi e vedrò la differita, allora assolutamente sì, me lo ricorderò, promesso. Ieri ero incazzato, si sentiva e hai voglia se ero incazzato col bello stop loss che mi sono preso in un nanosecondo, tra l'altro bellissimo perché io ero, come dire, ero, cioè, da mobile, ero fuori, sono andato in giro, avevo posizionato tutti i miei belli entry e lo stop loss, e niente, sono uscito bello contento, sento ding che ho messo una suoneria apposta per le notifiche di OKX in quel caso lì, perché l'avevo aperta lì visto che c'è anche il contest aperto. Ho detto: grande, vuoi mettere che m'ha fillato i miei long e ha rimbalzato, eh? Guardo field che avevo diviso in tre la posizione e stopped, boh. Subito, cioè, ho detto: è possibile, c'è un errore. Apro e vedo quello scenario lì. Ho detto: bene, iniziamo bene questo 2 di giugno. Ottimo, bellissimo, bellissimo. E niente, e così è andata. Quindi è stata una giornata un po' così. Poi, per fortuna, appunto, nel mentre mi ha affillato anche Ethereum Bitcoin. Tra poco andiamo a guardare anche quella posizione lì. Insomma, è la mia seconda posizione.
Con il mio account base come attivo webhook, ma ci dovrebbe essere anche con TradingView base, no? Il webhook, se non ricordo male. Se apro i 5 video in contemporanea con la tua voce mega amplificata, vinco 5 per shitcoin. No, è una bella idea, ma no, purtroppo no, non c'è leva qua, non si può operare in leva. Ciao, ciao a tutti, gasato ai massimi, grandissimo. Filippo, ciao, prima volta che riesco a seguire una live, mi fa molto piacere e spero che apprezzerai. Lo stesso vale per te, Crypto Andrea. Mi fa piacere che oggi tu sia riuscito a seguire. Allora, io ho due dubbi sul tuo video del bot. Benissimo, se avete domande anche su quello, fatemele, che così magari parliamo anche di quello. Come faccio a collegarlo a Binance? Come faccio a caricarlo su TradingView? Ci ho provato inserendo il codice di linguaggio, ma non compare nulla sul grafico di TradingView. Allora, dunque. La prima cosa da fare è prendere, cioè è generare gli alert come mostrato insomma anche nel video, di andare a prendere quello script lì, andarlo a eseguire con un plot attivo. Quindi io avevo commentato forse tutti i plot, decommentane uno, è sufficiente uno. E attenzione, se lo utilizzi su Binance non puoi andare a operare short. Attenzione, questo è perché long e short sono riservati ai mercati con i derivati. Se utilizzi Binance, ovviamente la coppia è BTC USD e non XBT, chiaramente. Però attenzione, disabilita la parte short, quindi commenta magari le condizioni, cioè anzi, non mettere, scusa, gli alert in entry short ed exit short, metti solo l'entry e exit long. Così facendo purtroppo ti perdi una parte della strategia, perché ti perdi tutta la parte dedicata allo short. Ma su Binance non è possibile shortare, questo è importante, perché lo short c'è su Binance Futures, allora lì sì che puoi operare anche short, ma su Binance no. E per collegarlo devi collegare su TradingView Hub, andare a scegliere ovviamente come exchange Binance e non Bitmex, collegare le API, come insomma andate a cercare un tutorial di Binance, è veramente banale, così come abbiamo fatto in video con la testnet di Bitmex, lo fate con Binance, è identico, cambia solo il menu dove andare a cercare le API. E poi come pair ovviamente si sceglie BTC USDT, penso che sia Bitcoin dollaro, Tether, e basta. E si copia il codice generato da sotto e si crea il webhook sull'alert sul grafico, attenzione, di Binance. Non mettete l'alert da Bitmex a Binance o casini vari, perché altrimenti appunto si decorrelano le due cose. Dopo il movimento degli ultimi 2 giorni vedo palesarsi chiaramente un setup. Santi e Madonne, sì, ieri si è palesato alla grande quel setup. Oggi ho ricevuto una mail di Celsius che diceva che per chi ha un account anche su BlockFi, visto il recente furto dati, è caldamente consigliato cambiare la password e attivare il two-factor authentication. Parlavano anche di rischio SIM swap. È vero, l'ho ricevuta anch'io e per chi non lo sapesse era stato fatto un leak, cioè avevano attaccato degli hacker BlockFi riuscendo a estrarre, a venire a conoscenza di alcuni dati di marketing degli utenti, quindi fondamentalmente nome e cognome, data di nascita, forse anche l'indirizzo, insomma alcuni dati anagrafici ma senza le immagini del KYC, senza i dati dei documenti, insomma una cosa superficiale. Tuttavia, penso che sia più dedicato a un pubblico di altri stati, perché in Italia il SIM swap è molto difficile. Il SIM swap significa che qualcuno ti sposta il tuo numero su di lui, ok? Quindi ti fa lo swap della SIM per l'appunto, cioè se io il mio numero, immaginatevi, qualcuno di voi riesce ad avere i dati per fare il porting appunto del mio numero sulla sua SIM, quello è un SIM swap. A cosa serve? Serve che se ci sono delle procedure di recupero password, cose del genere, basate sul numero di telefono, quindi un'autenticazione a due fattori SMS, per esempio, c'è un rischio elevatissimo, perché se fai il porting del tuo numero su di lui, lo riceve lui poi il codice e riesce a ottenere, a cambiare le credenziali, a cambiare la password e a prenderti l'account. In Italia per fare il porting della SIM solitamente servono documenti, codice fiscale, serve recarsi in centri TIM, a volte no, però comunque non è sufficiente avere dei dati come quelli che sono stati prelevati. Tuttavia, attenzione, è importante
deve fare comunque le procedure di sicurezza suggerite. Innanzitutto, la password dovrebbe essere sempre differente per ogni piattaforma che utilizzate. Quindi su Binance usate una password, su BitMEX usate una password, su BlockFi un'altra, su Celsius un'altra e così via. E sempre e comunque, a prescindere da qualsiasi cosa accada, attivare l'autenticazione a due fattori, non SMS, che è vulnerabile al SIMPort, ma con ad esempio Google Authenticator, o meglio ancora, se possibile, con hardware come YubiKey, per esempio. E se vogliamo fare anche questa cosa in più, quello che faccio io è ad esempio avere un mobile phone, un telefono, uno smartphone da poco ovviamente, utilizzato esclusivamente come autenticazione a due fattori, giusto per tenerlo offline, per renderlo il meno vulnerabile possibile, perché la prudenza non è mai troppa. Mi raccomando, la cosa delle password è importantissima, perché spessissimo accade, è successo, ma non solo nel mondo delle cripto, accade ovunque. Ad esempio, se c'è un sito carino che mi pare si chiami, aspettate che lo cerco, Have I Been Pwned, mi pare, Have I Been Pwned, eccolo, guardate, ve lo linko anche qua a video. Questo, haveibeenpwned.com, e praticamente voi inserite qua la vostra, il vostro indirizzo email, e vedete se siete stati affetti da un data leak, ok? Non solo, vi dicevo, sul mondo cripto, perché guardate quelli recenti che sono accaduti, ok? Su tutti questi, su Artsy, su adesso questi altri non li conosco, tuttavia mi ricordo che avevo visto che c'era anche House, che al tempo, quando avevo arredato casa, io avevo creato l'account lì, ed è stato fatto un leak di dati anche da Auth. Quindi attenzione, perché se uno utilizza sempre la stessa email e la stessa password per tutte le piattaforme che usa, se per disgrazia una piattaforma di quelle viene affetta da data leak, cioè subisce una breccia e perde dati, vengono rubati i dati, tra cui malauguratamente proprio anche la password, caspita, uno subito prova magari a inserirla in altre piattaforme e magari riesce ad entrare, perché la password è la medesima. È fondamentale, è la cosa più importante nella piramide della sicurezza, avere password differenti per ogni singola piattaforma, ok? Soprattutto noi che operiamo nel campo cripto, dove sulle piattaforme teniamo capitali, caspita, veramente la sicurezza deve essere al top in assoluto, ok? Mi raccomando, questo ve lo consiglio. Voi andate a inserire qua il vostro indirizzo email, cliccate pwned più punto interrogativo e vi dirà sì oppure no, e quindi nel caso in cui vi dica sì, siete già stati affetti da data breach. In ogni caso, mi raccomando, la sicurezza tenetela sempre ad alti livelli, perché ne vale assolutamente la pena. Andiamo avanti con le vostre domande. Appena arrivato, buonasera a tutti, grandissimo. Secondo me, come dicevi, pochi hanno liquidato molto. Sì, se vai sul grafico 2 minuti lo vedi, è vero, perché se tu guardi i grafici su time frames più bassi, vedi proprio quanto è concentrato quel movimento, quel BART, sia in salita in realtà che in discesa, perché guardate bene cosa è successo. Sull'orario già si vede il nostro bartone, cioè proprio una candelozza verde, super concentrata di volumi in una singola ora, ed è l'exploit del famoso pool di liquidità di cui abbiamo parlato ultimamente. Poi una fase di equilibrio con, guardate, dei volumi pressoché nulli, cioè pazzesca questa cosa. In effetti lì si poteva nasare un po' un'anomalia, però io avevo visto il recupero, cioè la penetrazione del pool di liquidità, la flessione, e poi mi aspettavo una sorta di FOMO che potesse entrare in gioco e farci fare un'altra leg up. Invece quello che è accaduto è che è stato fatto un sell off che ha spazzato via a catena, vedete, tutta questa liquidità con volumi anch'esso iperconcentrati. La candela a seguire anch'essa ha visto volumi molto sopra la media, e comunque ha trovato una sorta di punto di equilibrio, perché è innescata l'offerta, poi è subentrata la domanda qua sotto, si sono incrociate più o meno qua
qua al centro. La candela successiva ha confermato questo intento perché ha riprovato a dampare ma è stata assorbita e i volumi erano alti, quindi c'era anche tanta domanda comunque, e ha trovato un nuovo punto di equilibrio, il benedetto 9500, vi ricordate, la zona di attrazione. Siamo sempre lì, non ci muoviamo più. E niente, ed effettivamente il movimento è terribilmente concentrato. Ciao Luca, volevo solo avvisare che tante banche italiane hanno inserito l'IBAN di Coinbase nella blacklist e quindi non permettendo più di acquistare BTC tramite bonifico. Secondo me potremmo proseguire con altri exchange, non potendo cambiare continuamente banca. Cosa consigli di fare? I modi più economici per comprare BTC senza farsi ammazzare dalle commissioni. Guarda, io personalmente, per diversi motivi, i quali includono soprattutto motivi di simpatia e di, come dire, positività nei confronti di un exchange che è un exchange italiano, che è The Rock Trading, ho deciso di usare quello. Le commissioni sono dello 0.2%, che non sono bassissime ma neanche alte. Se ci pensi, Coinbase Pro si aggira intorno allo 0.5%, quindi sono meno della metà. Altrimenti, sempre rimanendo in territorio italiano, c'è Conio, che è eccellente, però ha commissioni un po' più alte e permette l'acquisto con carta di credito. Io te l'ho detto, io utilizzo The Rock Trading, che si appoggia a banche italiane e quindi non dà particolari problemi, almeno a me non dà particolari problemi di bonifico. Io uso Bitstamp, 0.24 le fee, ok, anche Bitstamp è un exchange assolutamente conosciuto. Non vedo il motivo, cioè è pazzesco che comunque abbiano inserito l'IBAN di Coinbase nella blacklist, cioè manco fosse HitBTC, manco fosse un exchange fuffa, una truffa, insomma, non capisco, perché comunque Coinbase è un'istituzione, insomma, cioè perché devono blacklistarlo? Anche il discorso di voler blacklistare Bitcoin in qualche modo, impedire l'acquisto di Bitcoin, non lo so, non la vedo una cosa molto sensata e fa venire voglia di cambiare banca. Io vi dico, io ho Fineco e finora non ho mai avuto problemi di trasferimento fondi verso gli exchange. Recentemente di movimenti in ingresso verso gli exchange non ne ho più fatti, ne ho fatto uno in uscita, quindi un prelievo, e non ho avuto nessun tipo di problema, e parlo di 10 giorni fa circa, quindi non lo so. Fatto sta che comunque, per essere più tranquilli, avere meno dubbio, che ve l'ho detto, ci sono gli exchange, fortunatamente anche italiani, che sicuramente non danno i problemi poi di dover bonificare all'estero, di dover dichiarare sul quadro RW, eccetera eccetera. Insomma, se si ha i fondi su exchange italiano, non occorre appunto il quadro, la compilazione del quadro RW nel modello unico. Buonasera, non so perché lo script, anche se inserito, non mi compare sul grafico. Secondo me è perché hai lasciato commentato la parte con plot. Allora, facciamo così, andiamo a riprenderlo un attimino, che magari vi aiuta. Allora, ve lo vado ad aprire. Allora, cancelliamo questa, apri Alert EMA Slope Beta. Allora, vediamo un po'. Plot. Ah no, non dovrebbe essere decommentato. Se faccio aggiungi al grafico, dovrei vedere, ecco, l'importante è che sul grafico tu ti veda qualcosa. Se non vedi niente, magari vedi queste quattro righe con plot piuttosto che queste qua sopra, dove erano, insomma, eccole queste. Allora, se hanno davanti queste due sbarrette diagonali, sono commentate e quindi non vengono compilate, cioè durante l'esecuzione dello script vengono saltate. Se invece tu le cancelli, vedi, vengono compilate e quindi ti plotta il grafico. È importante che sia plottato innanzitutto perché se vuoi modificare qualcosa nei tuoi alert, questo grafico banalmente fa vedere quando viene erogato un alert dalla strategia, se tu vuoi modificare qualcosa devi modificarlo da qua, quindi che ne so, non voglio più la media mobile a 200 come trend filter ma voglio la 100, cambiamolo qua, tac, e cambiano, vedi, tutte le erogazioni degli alert, perché le posizioni vengono prese in maniera diversa. E quindi faccio ok e poi vado a inserire il mio bellissimo alert, ok, nuovo alert, e mi trovo qua nel menu, vedi, EMA Slope Trend Follower. Se io non plotto, cioè se non ho queste quattro righe, cioè non ho almeno una riga plot attiva, io nel nuovo alert, nella fonte qua, non trovo il mio script. Quindi è importantissimo avere un grafico attivo, sia per la modifica dei parametri, sia per poter erogare l'alert. Per l'appunto, spero di averti aiutato, di essere stato chiaro.
Ciao Luca, questi crolli improvvisi hanno l'aria di essere manipolazioni degli exchange. Guarda, non nego che effettivamente BitMEX ha un po'... Ecco. Ormai hanno molto potere, avendo a disposizione la visione, bravo, delle posizioni short e long, andando a liquidare guadagnando dalle fee. Cosa ne pensi? Questo operare potrebbe togliere interesse all'asset da parte di investitori importanti. Guarda, non solo andando a guadagnare dalle fee, che effettivamente è una cosa che accade, ma addirittura, come accennavo prima, gli exchange sicuramente hanno un trading desk interno, cioè significa che loro tradano contro di te, ok? Cioè, è questa la situazione paradossale, cioè ti fa passare la voglia di usare certi exchange perché loro conoscono dove hai aperto, dove chiudi, che posizioni hai, dove hai lo stop loss, dove hai il prezzo di liquidazione, ed è banalissimo riuscire a graficare, fai uno scriptino veramente di una banalità atroce e ti trovi magari sul grafico, sul tuo grafico del prezzo, le aree con maggiori liquidazioni di posizioni aperte, cioè e a quel punto lì tu tiri una botta al prezzo, fai un market sell, un market buy un po' più corposo e fai scattare liquidazioni a catena, cioè veramente di una banalità pazzesca, e quindi è veramente un fare trading con un vantaggio astronomico questo, davvero poco piacevole, e succede soprattutto con gli exchange di derivati, è lì che ci sono le oscillazioni più alte, in particolare col buon vecchio BitMEX. Non capisco il fatto che uno 0,2 di funding crei incentivi per aprire posizioni su asset ultra volatili. Bella domanda anche questa, perché effettivamente il discorso del funding è un discorso molto, difficile da capire, perché effettivamente dici lo 0,2% me ne frego alla grande, ma ci sono, cioè c'è chi opera proprio espressamente con quella che si chiama funding arbitrage di strategia, che è proprio un arbitraggio sul funding, che consiste nell'aprire contemporaneamente più posizioni in modo da essere, come si suol dire, delta neutral, ovvero non, cioè completamente neutrali ai movimenti del prezzo, ma andare a guadagnare proprio soltanto dall'evento di funding. Questo può significare, faccio un esempio, andare ad aprire contemporaneamente uno short sul perpetual e un long sullo spot, per dire, se i prezzi sono favorevoli, con posizioni gigantesche ovviamente, perché altrimenti non ci guadagni dal funding, devi riuscire a fare una cosa di quel tipo lì, oppure uno short su un exchange dove c'è un funding molto favorevole agli short e un long su un perpetual dove c'è un funding più favorevole ai long, magari uno su BitMEX, uno su Bybit, uno su BitMEX, uno su FTX, uno su BitMEX, uno sul future, ok? In questo modo tu hai una sorta di guadagno sicuro dal funding stesso, e poi magari richiudi la posizione immediatamente dopo. È proprio una tecnica di arbitraggio che ovviamente fatta da noi non ha nessun tipo di senso, perché non esiste che uno come noi a mano magari si mette a fare delle operazioni così per andare a scalpare il funding, però chi ha grossi capitali, chi ha bot ultra veloci e cose di quel tipo, allora lì diventa più sensato, e una parte sicuramente della selling pressure spesso è data da quello. Vale anche al contrario, quando ci sono dei funding estremamente favorevoli ai long, spesso, guarda caso proprio appena prima dell'erogazione del funding, si vanno ad aprire tante posizioni long, ok? Questo impatta comunque sul mercato. Comunque bella domanda. Se il futuro di BTC sarà sempre più quello di asset finanziario in balia di piattaforme balene, allora ciaone BTC, adios, non è nato per avere un futuro simile. Questo è un dibattito estremamente interessante, secondo me. Ovvero, Bitcoin avrà questo futuro oppure no? Cioè verrà inglobato in un qualche modo dalle banche, oppure sarà sempre indipendente, diventerà indipendente, passerà da uno step intermedio nel quale sarà vittima delle banche, inglobato dalle banche, strumentalizzato dalle banche e dagli exchange? Per adesso direi che siamo in quel punto lì. Bitcoin è un asset speculativo, volatile, ci piace perché è volatile, possiamo fare trading su questo asset con quelle particolari caratteristiche appunto di volatilità, liquidità, 24 ore, 7 giorni su 7, la decentralizzazione, quindi la non necessità di fare magari KYC come ad esempio su questi exchange locati in paesi esotici, insomma è interessante come asset speculativo. Per adesso il suo use case maggiore è proprio quello, però credo che dobbiamo andare un po'
step by step in futuro credo che andremo più verso una situazione più matura, ovviamente migliore, meno volatilità, meno speculazione, più use case concreti. Come faccio un altro banale esempio, l'introduzione del mondo della DeFi ha portato una buona parte, cioè molti holder di Ether per esempio, a speculare meno, holdare di più, utilizzare di più, cioè ci dà un modo, uno use case, ecco, un caso d'uso, non mi veniva il termine italiano. E quindi cioè, il maturare del mercato e della tecnologia ci offrirà tantissimi nuovi spunti. Cambia banca, non esiste che bloccano i tuoi soldi. Benvenuto nel mondo delle banche, alla fine una banca fa quel cavolaccio che vuole. Luca e ragazzi connessi, dal solo punto di vista della sicurezza dei fondi, tralasciando quindi la remunerazione, meglio Celsius, Nexo o BlockFi? Guarda, ti dico, io personalmente quello che ho fatto è dividere una parte su Celsius, una su Nexo e una su BlockFi. In particolare uso Nexo per la moneta fiat, quindi è l'unico che accetta bonifici fiat, e gli altri per le stable coins. Tuttavia il fatto che BlockFi abbia subito quell'attacco lì, cioè è stata, sì è vero, sono stati, hanno sottostimato forse un po' il discorso sicurezza, perché è stata colpa di quel dipendente lì che è stato attaccato lui stesso con un simport attack. Però cioè, non mi viene quasi da dire, poteva succedere a chiunque, cioè lì è questione davvero di attenzione e di strutturare un po' bene la sicurezza interna. Mi sembra che su BitMEX continua la strada per il declino, mi sa che non è bellissima. Tra poco, a proposito, andiamo a esaminare proprio i mitici grafici, così andiamo a vedere. La gente si è stufata di BitMEX, con BitMEX ridimensionato il mercato è più sano, effettivamente si vedono molti meno BART, anche se quest'ultimo è stato un caso abbastanza lampante. Allora, al momento loro hanno una grossa fe... io... no, ok. Il codice, no, quella è la stessa domanda di prima, scusate, stavo leggendo un po' le domande. Hanno una grossa fetta di mercato e possono manipolare il mercato come in questo caso. Effettivamente questa è la manipolazione un po' comune anche a tutti gli exchange, non è solo BitMEX, perché purtroppo gli exchange giocano in casa, sono il banco, quindi conoscono tutto quanto di noi. Ragazzi, io adesso faccio un attimino di stop alle domande. Poi facciamo un sondaggio anche, perché lo so che volete i sondaggi, però per adesso vado a dare un'occhiatina ai grafici. Allora, perché altrimenti non analizziamo un tubazzo. Qualcosa ve l'ho già anticipato nel parlare, insomma abbiamo visto un po' l'anatomia di questo pump and dump, da cosa è stato causato, eccetera, eccetera. Però adesso andiamo ad aggiornare un po' la situazione. Quindi come ci comportiamo? Cos'è il caso di fare adesso? È il caso di stare a guardare? È il caso di seguire? Quali livelli conviene seguire? Dove stanno i principali punti interessanti? Quali scenari si prospettano? Allora, fondamentalmente il punto di interesse più vicino è il famigerato 9500, al quale stiamo appresso in questo momento, ed è di nuovo una zona di attrazione. Vedete, qua ci abbiamo oscillato intorno, qua ci abbiamo oscillato intorno in passato, no, non è stata una zona di attrazione, è stato più un supporto, una resistenza, però in questo momento lo è, vedete, è come se si fosse creato un range intorno a lui, se vogliamo. E questo livello infatti determinerà un po' quello che è il bias all'interno del range, ok? Adesso sicuramente arriviamo da un falso breakout e quindi il bias di brevissimo è più ribassista, nonostante ci troviamo sopra a questo livello di supporto, cioè questa cosa qua mi disincentiva tantissimo ad aprire comunque posizioni long. Perché? Perché è stata spazzata via tutta la liquidità che poteva innescare un movimento di questo tipo, cioè il movimento che effettivamente c'è stato l'1 di giugno, e poi soprattutto questa liquidità è stata utilizzata per fillare degli short, mannaggia, fillati tantissimi short in questa candela, e quindi chi ha shortato qua avrà interesse a difendere col sangue, con le unghie, con i denti i suoi short, e quindi cosa farà? Andrà a innescare offerta qualora ci avviciniamo all'area critica, all'area in cui il suo short potrebbe venire stoppato, oppure semplicemente se si palesa della domanda. Quindi
Questo pool di liquidità innanzitutto ritorna un pool di liquidità in offerta e lo potremmo addirittura estendere a questo punto a tutta questa zona, proprio perché l'aver creato un falso break ha proprio innescato della liquidità in offerta, quindi quella è la zona che l'offerta vorrà difendere. Questo si palesa molto bene su time frame settimanale. Guardate, su time frame settimanale si vede molto molto meglio il pool di offerta, il pool di liquidità. Addirittura su time frame settimanale si potrebbe configurare il range in questa maniera, con range high qua e range low sempre qua sotto. Però vedete che il range high è dato dal body di questa candela verde qua su time frame settimanale, questa, ok, ci siamo capiti benissimo. E quindi questo crea una compattazione proprio lì dentro. Poi quello che è accaduto durante i movimenti di queste settimane all'interno sempre di quel range lì, perché i bodies delle candele non sono mai fuori usciti dal range stesso, è stato qualche testata, qualche pedata sotto, insomma qualche tentativo l'abbiamo fatto di uscire da quella zona di confidenza lì, ma sempre e comunque soppresso. Guardate, tentativi sopra soppressi, tentativi sotto soppressi, poi qua ce ne sono stati un po' meno e poi tutto è culminato con questa fantastica, guardate, è veramente una candela che non, è indefinibile, cioè è simile se vogliamo a questa, tac, questa è la sorellina gemella forse, con molte similitudini, è una sorta di candela di arresto, ok? Perché? Perché va a fare le veci appunto di una candela di arresto. Cosa significa? Significa che abbiamo spazzato in alto, abbiamo spazzato in basso, adesso l'open interest si è svuotato, la liquidità si è svuotata pure lei, perché comunque abbiamo creato liquidità in domanda sempre qua sotto. In offerta, cioè abbiamo spazzato via questo pool di liquidità perché l'abbiamo penetrato completamente, però poi l'offerta ha fillato di nuovo e quindi un bel po' di stop sono saltati, appunto togliendo carburante a un eventuale impulso rialzista che poteva triggerare quella liquidità lì. Non lo farà più perché gli stop qua dubito che ci siano adesso, o comunque ce ne saranno molti meno, qua sopra ce ne saranno molti meno. Vi ricordate che avevamo fatto questo discorso dicendo che sopra questa area verde, che è una zona insomma di resistenza locale, c'era una zona di liquidità che avrebbe catapultato con buona probabilità il mercato più in alto, e lo stesso poteva valere sopra a quest'altra resistenza, che è la resistenza settimanale che nasce da qua. C'era dell'altra liquidità, ok, degli stop magari di qualcuno, e quello che è accaduto è proprio che adesso sono saltati tutti, e questo indebolisce molto il motore del mercato, perché serve adesso un movimento molto più marcato per andare a innescare nuova liquidità, oppure serve il passare di altro tempo, e questo genera quello che appunto io definisco arresto. Per questo una candela di arresto, perché adesso con buona probabilità i volumi saranno insomma sottotono, i movimenti saranno sottotono, immagino che continueremo a muoverci all'interno di questo range, non ci sarà insomma tanto brio nel mercato secondo me, a meno che ovviamente non si palesi un'altra quantità di domanda fuori di testa che permetta di andare a superare di nuovo questa zona di resistenza 10.250 e di andare a exploitare il pool di liquidità che c'è qua sopra, perché adesso oltre alla resistenza statica dei 10.250, che prima vedete c'era il vuoto sopra, ok, e addirittura qua c'era un bel pool di liquidità, adesso abbiamo che nella zona 10.250, 10.005 abbiamo, vedete, un pool di liquidità neonato che è nato proprio da questa shadow. Ve l'ho detto, è il chi è interessato, i bears interessati a difendere le loro posizioni short andranno a picchiare duro da qua, quindi andranno a shortare di nuovo, vorranno difendere le loro posizioni perché hanno lo stop loss da qualche parte qua in alto, e quindi con buona probabilità, cioè anzi sicuramente, ci vuole molta ma molta 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 più domanda per andare a bucare tutta questa situazione, vincendo gli shorters che vogliono andarsi a difendere e vincendo il pool di liquidità che ci si è piazzato qua sopra. Quindi questo è difficile che accada subito, ok? Soprattutto dopo una candela direzionale di questo tipo.
Lo scenario bullish sarebbe proprio quello, sarebbe il recupero, l'assorbimento di nuovo del falso break, l'effettivo break e la permanenza qua sopra, ok? E in particolare l'andare a bucare i 10.005 in questo momento, sarebbe il segnale bullish. Ritornare in questa zona, sì, sarebbe interessante, sarebbe anche tendente al bullish, però non è ancora sufficiente, ok? Mi spiace dirlo, ma questo falso break ha complicato molto le cose. Dall'altro lato abbiamo lo scenario più bearish, ovvero bearish all'interno del range, la perdita dei 9.500 e la perdita anche di questa zona qua, che è, vedete, un cluster all'interno del quale si sono mossi tanti volumi, e come punto medio ha proprio i 9.500, quindi è significativo. L'andare a chiudere da qualche parte qua sotto ci porterebbe con buona probabilità, con la forza di gravità, a navigare verso il range low, che si trova sempre tra gli 8.500, che è questo livello qua, e gli 8.750, il range low è sempre una dannata zona di domanda, pure al dump di ieri ha reagito con domanda, ok? In realtà questo è riservato a BitMEX, perché sugli altri exchange il dump è arrivato più o meno qui, quindi è arrivato al pool di liquidità sottostante il cluster appunto di prezzo che abbiamo visto prima, la zona di accumulazione. Che dire, Bitcoin poco interessante, c'è poco da fare. Io credo che, cioè anzi, io aspetterò, non ho molto da speculare in questo momento, perché ve l'ho detto, candela di arresto, mi aspetto un indebolimento del movimento, scarsi volumi, scarsa volatilità, un po' di assestamento durante il quale l'open interest continuerà a salire, vedremo magari qualche tentativo di movimento verso l'alto, verso il basso, ma secondo me passerà ancora un po' prima che vedremo qualche altro attacco al range. A meno ovviamente di non vedere domanda random arrivare così all'improvviso, o un'altra ondata di sell off di chi ha shortato che ci proietta di nuovo verso il range low. Comunque i livelli da tenere d'occhio sono sempre range low, e adesso il range high lo spostiamo sensibilmente più in alto, perché se prima era qua, adesso dobbiamo tenere d'occhio quest'altra area, che è dove abbiamo innescato gli short. Riuscire a rompere qua sopra, caspita, diventa veramente veramente interessante, quindi attenzione alla domanda qui sopra, anche se arriviamo lì e inneschiamo domanda, occhi aperti. Questo è Bitcoin, quindi io su Bitcoin avevo ipotizzato una posizione, adesso voglio rimetterlo così, questo, avevo aperto una posizione l'1, come vi dicevo, scusate, il 2, come vi dicevo, qua all'incirca, cioè sul ritracciamento che vedeva il pool di liquidità 9.800-10.000 trasformarsi in liquidità in domanda. L'ipotesi è stata verificata falsa, cioè mi ha dato torto, e quindi sono stato stoppato esattamente qua sotto. Meno R, ciao, è stato bello, un piacere. Di contro avevo aperto una posizione su Ethereum. Allora, ci sono due altcoins che sto seguendo e ve le mostro adesso. Una è Ethereum e una è Cardano in particolare. Non sono le uniche interessanti, ma sono quelle che sto seguendo io. Allora, Ethereum in particolare, se vi ricordate come ho strutturato la mia posizione, ero entrato per 2/3 R qua in questo entry, qua dentro. Poi cos'è successo? Mi ha pescato da lì, era quello che speravo di fare su Bitcoin, per capirci, ok? Speravo di andare a beccare una situazione di quell'esatto tipo qua, cioè un dip che poi riparte all'interno del pool di liquidità che si trova qui, ok? Cioè la mia speranza, cioè il setup della posizione era: bene, abbiamo chiuso qua sopra il giornaliero, sull'orario che stavamo ritracciando in questa zona, e ho detto, caspita, facciamo un bel entry qua nel caso di dip, poi si palesa la domanda e respinge verso l'alto, che è sbilanciato verso il rendimento, come vi raccontavo prima. E poi ovviamente ho avuto torto, non si può avere sempre ragione. In ogni caso, vi dicevo, qua invece era andata bene, avevo predisposto un primo take profit qui su questo cluster intermedio, finalizzato in primis all'esclusione del rischio, perché è la prima cosa che tengo a fare. Boom, bucatissimo, take profit scattato, parte della posizione chiusa, avevamo chiuso qua
E poi abbiamo ritracciato la candela dopo, ha detto, caspita, insomma, l'abbiamo bucato parecchio, abbiamo chiuso distanti da questo cluster intermedio. Quindi quello che era un take profit è diventato una nuova entry area. Qualcuno mi ha scritto, giustamente, ma scusa, che senso ha fare un take profit e poi riaprire un'altra posizione sullo stesso punto? È una domanda intelligente che ci sta e rispondo immediatamente a questa domanda. Il senso è che una volta che tu sei qui e non è ancora accaduto nulla, questo qui lo puoi approcciare magari anche così, tac tac, perché comunque è una resistenza notevole, ok? È un cluster intermedio. E quindi non puoi sapere a priori se lo penetri, come lo penetri, se lo zucchi e basta, come ti comporterai, insomma, in prossimità del cluster intermedio. E quindi quello che ho fatto è, io nel dubbio la mia esclusione del rischio ce la butto, anche perché le altcoins non è che erano già galoppate come stanno facendo ora, e allora mi sono comportato in maniera molto molto cauta, ho deciso quello. Poi, una volta che vedi che quel livello di resistenza viene mangiato, perché comunque ci chiudi una candelona verde con volumi sopra la media, tutta piena, molto distante dalla stessa zona di resistenza, caspita, quella è un breakout molto probabile. Quando la candela dopo ritraccia con volumi abbastanza alti e comunque ritraccia solo una piccola frazione della candela di breakout precedente, in ogni caso rimane abbastanza lontano dal livello di resistenza, è una conferma, ok? Ogni candela ulteriore è una ulteriore conferma, ma ti aumenti il rischio di miss, perché più aspetti conferme e più rischi di non riuscire ad entrare, chiaramente. E quindi io ho deciso, non volevo questo, ok? Io ho deciso di utilizzare questo cluster intermedio con una sorta di setup di breakout e retest, banalissimo. Nel video sul cluster intermedio, tra l'altro, ne ho parlato di questo discorso di quando un cluster intermedio diventa, cioè da supporto passa a resistenza, eccetera, in base a come si comporta il prezzo su di esso, ok? E quindi ho posizionato un entry qua dentro di size R mezzi, a dire la verità, non particolarmente alto, e lo stop loss lo avevo messo all'assorbimento della candela che ha bucato il cluster stesso, ok? Quindi fortunatamente questo me l'ha preso, avevo fatto un singolo entry perché era un compound, visto che il grosso della posizione lo avevo già aperto qui. Adesso ho una posizione con size più alto, cioè con capitale a rischio, scusate, leggermente più alto di R, e credo che a breve andrò a spostare il mio stop loss complessivo qua sotto, ok? La mia regola per lo spostamento dello stop loss è: quando si fa un higher high, non è ancora accaduto ma spero accadrà presto, faccio adesso dump, e quando si fa un higher high sposto lo stop loss all'higher low successivo. Così, basta, banale, abbastanza banale. Questa è la mia presa di posizione su Ether. E la voglio tenere ovviamente in trend following, perché se questo diventasse un bel double bottom, questo qua potrebbe essere interessante, soprattutto se buchiamo 0026 e 00276, queste due resistenze. Sono due resistenze abbastanza forti che potrebbero dare soddisfazioni. Guardate anche storicamente l'importanza di questo livello sul settimanale, questo è un livello di tac tac tac, funziona molto bene come range low. La seconda altcoin di cui vi parlavo era Cardano, che però ormai, insomma, è andata abbastanza verso infinito e oltre, e è da un po' che la seguiamo. In particolare, vi ricordate, abbiamo parlato del mega range che è andato a condensarsi qua nel giro di praticamente un anno, e abbiamo detto trigger, guardate sul settimanale, la zona, questo clusterozzo intermedio qua, che è un range high a tutti gli effetti, vedete, e il breakout da questo range high ci fa aprire gli occhi, ok? È accaduto, yes, conferma, yes, e quindi che fare sul retest? Aspettiamo il retest, vediamo se arriverà, non arriverà, che accadrà. Allora, la zona di retest, come la definiamo? Io col mio solito criterio, ovvero prendo il top della shadow come area di top, per l'appunto, della zona di ritracciamento, e come bottom, e qua, cioè, parliamo veramente di un'area ciclopica, perché è questa. Io, cioè, ho intenzione di posizionare, una volta che vedrò l'inizio del ritracciamento,
un entry su larga scala, cioè veramente in questa forbice di prezzo. Credo che stoccherò magari un 2R qui, con buona probabilità, visto che comunque è difficile che me lo filli tutto, tranne che nello scenario peggiore, ovvero quello di babam e magari stop. E lo stop penso che lo metterò qua sotto, sotto questo spike di liquidità, ok? Quello è lo stop, il primo take profit, volendo, in base a come si comporta poi in questa zona, potrebbe essere sempre qui, potrebbe essere da qualche parte in quest'area qua di massimo locale. Vediamo, ok, vediamo come va, come si comporta, quanto ritraccia, come ritraccia, che volumi muove. Per adesso lo sto ancora a guardare, però è veramente interessante. Allora, adesso guardiamo QNT, visto che me l'avevano chiesto prima, e poi torno alle vostre domande. Allora, Quant Bitcoin. Non conoscevo questa coin, anche se qualche scarabocchio ce l'ho già fatto. Fatto sta che... Allora, com'è posizionata? Ma sta andando ad affrontare una zona di massimi locali, qui, ok? E quindi, cioè, il primo setup che viene in mente è un bel break da questa zona qua. Altrimenti, adesso siamo appresso a una resistenza, non è certo il punto migliore dove entrare. E potrebbe essere anche una sorta di testa e spalle rovesciato, quindi io attenderei il break, non c'è molto altro da dire. Ecco, lo scenario bullish è la rottura di questa zona qua. Mi sembra abbastanza pulito come setup, come grafico. Allora, direi che ricominciamo con le domande. Io comincio a leggerle dalla fine, poi se vedo che si esauriscono risalgo e Cardano non lo rivede più quel prezzo. Mai dire mai, che dire. Io adesso non ho certo intenzione di espormi su una situazione iperestesa come quella che è. Allora, Band, ok, andiamo a parlare di Band, però io nel mentre vi voglio fare un bel sondaggione. Allora, nuovo sondaggio. Quanto siete esposti in altcoins? Il sondaggio comparirà sopra la chat. Facciamo 0-10%, 10-30, 30-50, 50-75, 75-100, tra parentesi sono un bag holder. Non ci sta tutti i caratteri, sono bag holder. Ok, durata facciamo 5 minuti. Via col sondaggio! Ok, ditemi quanto siete esposti in altcoins. Nel frattempo andiamo a vedere Band Protocol. Allora, Band Protocol, eccolo qua che continua a spingere veramente un sacco. Band Protocol è una situazione difficile però da valutare, da gestire. Per quale motivo? Allora, perché da un lato sì, abbiamo rotto, vedete il massimo locale che è qua, però c'è un però, che questo massimo locale è... preso dentro a un pool di liquidità enorme. Questo complica tantissimo le cose, cioè le complica veramente tanto, perché qua sono stati fillati, adesso non so se è shortabile o no, però sono stati fatti parecchi take profit, ok? È shortabile col margin trading, immagino. In ogni caso, adesso mi pare che ci sia qualcosa in ballo con la mainnet che esce tra poco, c'è un po' di FOMO per questo, anche su Cava tra l'altro, so che c'è abbastanza FOMO ultimamente, tra poco magari lo vediamo, perché esce la mainnet forse il 10 di giugno di Cava. In ogni caso, guardate infatti cosa abbiamo fatto qua oggi. Abbiamo dei volumi abbastanza deboli, nonostante siamo andati sopra alla chiusura daily del massimo, ok? Questo mi porta a riflettere un po', cioè non mi fa venire voglia di aprire una posizione long, cioè avere una shadow così lunga che grava sulla mia posizione, che vede il discorso del massimo più alto dell'ipotesi di price discovery, mi fa passare la voglia. Quindi
Vedo su Band Protocol la possibilità di stare a guardare al momento, cioè c'era l'opportunità in passato, avevamo identificato certe zone di possibile accumulazione che poi sono state anche rispettate, però per il momento è molto esteso, è in prossimità dei suoi massimi, li ha bucati ma senza particolare violenza da parte della domanda, anzi ci sono segni di offerta perché c'è questa shadow e c'è questa shadow, quindi per adesso vi dico la verità, non mi convince. Mi convincerebbe se ovviamente ci andiamo a sbranare la liquidità e andiamo più verso l'alto, oppure facciamo un periodo un po' più di tregua, un periodo laterale, una cosa tipo questa che abbiamo visto appunto in passato e che ci ha dato opportunità. Vedete, qua è stato fatto un break retest quasi da manuale, qua in passato era già stato fatto pure con questa candelina strana qua, insomma è accaduto più volte in passato, adesso si sta scaricando e sembra che l'offerta, appunto lo scarico, prevalga rispetto alla domanda, quindi non mi tenta particolarmente, se devo essere sincero. Andiamo avanti, vediamo le altre vostre domanduzze. Nel frattempo vedo che i più di voi, allora vi ricordo che per votare potete cliccare in alto sulla chat, c'è la freccina, quanto siete esposti in altcoin, se cliccare una delle opzioni e poi fare vota, tac, ok? Quindi votate, mi raccomando, non costa nulla. Io volevo invece andare avanti a leggere le vostre domande. Eccoci qua, Bagholder, grande, un altro Bagholder. ERD, andiamo a vedere ERD e poi Neo, che anche quello è curioso, perché c'è un po' di hype intorno a Neo. Allora, partiamo da ERD. Che me l'avete chiesto parecchie volte e io non vi ho mai filato. Allora, ERD a me non piace molto di default perché è una cosiddetta low sat, e a me le low sat non piacciono molto perché è difficile, cioè hanno una price action un po' più stopposa, ecco, è difficile da digerire. In ogni caso abbiamo, proviamo a vedere se il settimanale ci aiuta di più, scusate, non molto a dir la verità. Oddio, c'era questo supporto che è qua a 20, qua non abbiamo nulla di che, abbiamo ovviamente una resistenza qua in alto a 33 e poi basta, le altre le ho prese sicuramente dal giornaliero. Allora abbiamo il fatto che la resistenza 20 è stata rotta e ha bottomizzato praticamente qua localmente quantomeno, poi vedete che è anche più difficile il fare dei setup di breakout retest perché un satoshi ti cambia la vita, mannaggia, qua ad esempio ha retestato su 22 anziché su 21. E cioè, no, beh, in realtà vedete, andando ad applicare la nostra regola ce l'avremmo fatta, c'è da vedere se poi c'è abbastanza liquidità per fillarti effettivamente l'ordine. In ogni caso è un altro svantaggio delle cosiddette low sat coins. Dunque, quest'altra resistenza supporto è stata riconquistata con volumi doppi rispetto alla media, quindi effettivamente questo break potrebbe essere interessante. Il punto è che andare ad agire sul retest di questo break potrebbe significare entrare a partire già da qua, quindi da 29 sat. Il problema è che adesso è a 30, quindi non ci viene tanta voglia di andare a pescare un ritracciamento già da qui. Forse ci viene più voglia di violare per un attimo la nostra regola della shadow e andarlo a prendere a partire da qua, da 27, e magari entrare fino a 25, quindi questa come zona di ritracciamento e come stop loss 21. Cosa ne dite? Come vi sembra? Ecco, questo potrebbe essere un setup finalizzato all'ipotesi, cioè basato, scusate, sull'ipotesi di prosecuzione rialzista. Il primo take profit chiaramente sarebbe 33, il famigerato, nonché resistenza settimanale, e qua sopra vedete c'è anche un pool di liquidità, quindi 33 è confermato. Il breakout dai 33 invece potrebbe indurre a un setup più lungimirante sotto un certo punto di vista, perché vedete che 33 vale anche per questo vecchio, come dire, high che è stato creato lì. La rottura dei 33 renderebbe tutto questo costrutto un bottom e quindi lì, caspita, c'è una effettiva inversione di trend macro che per ora ancora non c'è, va bene, abbiamo ancora il 33, per ora possiamo agire solo sul trend micro che effettivamente si è confermato rialzista nel momento in cui ha fatto un primo costrutto di bottom e ha iniziato a fare higher highs, higher lows, cosa che al momento è valida, quindi questa è la mia visione su ERD.
Andiamo a vedere Neo. Eccoti qua, Neo. Allora, Neo al momento ha riconquistato questa zona che è a 0,001200, che secondo me aveva valenza importante su timeframe settimanale. Andiamo a zoomare un po', che altrimenti c'è il passato che ci illude con i suoi prezzi fuori di testa. Allora, questo è a tutti gli effetti un bel clusterino intermedio, guardatelo come è stato creato bene su timeframe settimanale e si è comportato da manuale finora, ovvero, guardate, lo abbiamo zuccato, poi niente di fatto, break, retest, domanda, break, retest, giù. Break. E adesso cosa succederà? Allora, che dire se andiamo a chiudere cioè una candela settimanale, innanzitutto attenderei qua sopra. Dopodiché si potrebbe andare a vedere la price action sul giornaliero, ipotizzando la chiusura settimanale lì sopra, quindi una struttura con rottura di quel livello di prezzo lì. Vedete, i volumi ci sono nell'approcciare questa resistenza, quindi no, non male, ma questo è un po' su tutte le altcoins, ci sono dei bei volumi ultimamente. E andare a utilizzare il medesimo cluster, non ci sono, vedete, shadows particolarmente alte sulle quali impostare la zona di ritracciamento, quindi va bene a partire dal cluster, magari fino a qua addirittura. Utilizzo di solito come low dell'entry area una zona con più candele chiuse, con più volumi scambiati, eccetera, eccetera. Quindi questo diventerebbe un papabile entry. Stop loss sotto i minimi, oserei dire. Mettere degli stop speculativi, tipo qua oppure qua, è un rischio. È veramente un rischio di veder saltare il proprio stop in maniera abbastanza gratuita. Io personalmente utilizzerei uno stop più in stile accumulativo, anche se la posizione è speculativa. Questo comunque dà un profilo di rischio-rendimento tutto sommato ben equilibrato, ben distribuito, perché avremmo un primo volendo take profit in quest'area qua. E poi, volendo, ce n'è uno qua e uno qua, insomma, de gustibus anche qui, e si può poi andare a prolungare la posizione come trend follower, a mio parere, soltanto alla rottura di questa resistenzona qua, ok? Qui si può parlare di inversione di trend, prima no, perché abbiamo veramente un costrutto difficile da invertire, da rompere. Abbiamo questa area laterale che poi ha dato origine a un nuovo downtrend, poi questa lateralità che ha invertito localmente, altra lateralità con poi offerta. Insomma, vedete che è molto altalenante la situazione e venendo da un downtrend molto forte, ovviamente ci vuole più tempo, più conferme, più forza per andare a imprimere una direzione opposta. Questo è Nio. Ah, non ti ho detto che no, qua c'è il nostro VeChain holder che secondo me è un po' biased verso VeChain, cosa ne dite? Ma ti rendi conto dei fondamentali di ARD? Allora, tutti in FOMO per Zillica, è vero, ma ARD è un altro mondo. Allora, sono interessato, continuiamo questo discorso. Domani parte la battaglia dei nodi, ha 20 billion di supply come Zillica ed è scalabile 20 volte Zillica ad oggi. Superati i 36 sat c'è il nulla totale, vero? Prima sharding, è vero, è una sharding platform seria sia per scalabilità che per decentralizzazione. Ne vale la pena, informati e fatti una tua idea, ovviamente. Sì, qua vedo che si dibatte un po'. Potrebbe essere interessante, perché no? Ah, non ti ho detto che in partnership con Samsung e Binance lancerà Boost, la sua stablecoin, sulla rete ERD dopo la mainnet. Ci rendiamo conto cosa sarà BUUSD tra qualche anno? Cosa serve per farla diventare una gemma? Devono rispettare tutto quello fatto in testnet. Se rispettano quei numeri non c'è match. Bene, grazie davvero per la condivisione di queste insomma, piccole perle su Elrond. Effettivamente sembra molto interessante. Io mi ricordo che io sono molto legato a Elrond perché avevo fatto qualcosa come 15 per alla IEO di Binance. Che bei momenti, guarda, Elrond ha tutto il mio amore. Niente, dai, grazie davvero per la condivisione, molto molto utile. Anzi, sai cosa ti dico? Ti regalo anche qualche shitcoin, già che ci siamo. VeChain holder, ma a questo giro sei stato
Erd Holder, ti sei meritato 5 shitcoin. Grazie per la tua partecipazione. Vi ricordo che airdroppo shitcoin, quando sono preso bene, tipo oggi, ma tipo sempre in realtà, io airdroppo shitcoin a chi, insomma, a chi partecipa al live dando un qualcosa, ecco. Si può dare un occhio a Quantum e Algo? Ma certo che si può, assolutissimamente sì. E Link USDT sta approcciando i massimi di sempre, e allora ci diamo un occhio. Si può collegare TradingView a Binance? Assolutamente sì, si può con il bot che vi ho mostrato recentemente. Anziché utilizzare la testnet di BitMEX, come ho fatto io nel mio video di esempio, si può utilizzare ovviamente Binance. È abbastanza simile, insomma, non l'ho fatto vedere, ma è identico. Allora, Quantum e Algo. Partiamo da Algo, che ce l'ho già salvata. Aspettate, cancello tutte ste porcate, altrimenti mi salva il grafico così, poi ci metto 15 anni a tirare via tutto. Allora, Algo, eccoci, guardate. Cominciamo subito dal settimanale, che è uno spunto interessante, perché ci fa capire che la sua situazione non è affatto delle migliori, ok? Il grafico settimanale mi porta ad escludere direttamente Algorand. Perché? Perché io, per filtrare le altcoins sulle quali operare speculativamente, chiaramente, io non opero più in maniera accumulativa sulle altcoins con rare eccezioni. Magari a tal proposito volevo fare, se vi interessa, magari poi farò un sondaggio anche per quello. A proposito, è finito il sondaggio, secondo me, sì. E ha vinto 35, caspita, siete espostissimi in altcoins, tra il 30 e il 50%, mamma mia, non avete paura un po' di, insomma, tutti questi strappi che ci sono? In ogni caso, vi dicevo che se vi potesse interessare un aggiornamento sui miei investimenti in cripto, vi ricordate che vi ho fatto il video sull'allocazione di portafoglio al tempo, cioè quanto sono esposto in un modo, in un altro, eccetera, un aggiornamento magari mensile che mese per mese vi dico come ribilancio, se cambio le percentuali, perché, eccetera, eccetera, insomma, potete dirmi voi. Allora, cosa stavamo guardando? Algorand, che vi dicevo, cioè, ho fatto questa digressione perché dicevo io non accumulo altcoins. Questo potrebbe essere un setup accumulativo per i super fan di Algorand, che, cioè non io. Speculativamente invece, che rientriamo un po' più nel mio campo, vedo soltanto un downtrend, purtroppo, un downtrend con una parentesi laterale che però non è ancora finita, mostra segni di debolezza come qui. Insomma, per me no, mi dispiace, ma per me no. E cos'è che potrebbe cambiare le cose? Ma è molto lontano dal cambiare le cose, perché vorrei vedere rotto tutto questo costrutto qua, insomma. Non, cioè, ce n'è veramente tanta di strada da fare, per adesso no. Cioè, se si volesse operare magari più sul breve, ok, si potrebbe attendere la rottura di questo livello qua, 2000, cioè 3000 sat. Però anche lì, cioè, siamo comunque in range, quindi opereremmo dentro al range, va bene? È un setup di range. Volendo, qua appunto c'è un rientro nel range, quindi una sorta di falso break, però sul settimanale, che è molto lento e non mi convince come entry. Cioè, veramente, se dovessi, pistola alla tempia, andare ad aprire una posizione, magari farei una cosa di questo tipo, ma sarebbe forzatissima, un entry magari da queste parti con stop loss sotto i minimi. Non lo so, in una situazione come questa non mi piacerebbe più di tanto, vi dico la verità. Quantum invece, andiamola a vedere, Qtum BTC, e stessa identica cosa, oserei dire. Abbiamo un downtrend che va avanti e, insomma, è lì un po' di piattume, non mi attira nemmeno un po', ok? Andiamo a zoomare per vedere meglio. Nuovi minimi, no, non ci siamo proprio, per me è no. Allora, andiamo avanti con le domandozzole. Chainlink sembra che rimbalzi su una linea parabolica da tantissimi mesi, una cosa abbastanza strana. Ether sta approcciando i massimi di sempre. Vi consiglio la serie TV Startup su Prime Video. Interessante. Perché no? Grazie per il consiglio. Allora, Link BTC. Andiamo a vedere. Link BTC. Sulla linea parabolica, è vero? È questa praticamente. Zac.
Il fatto è che veramente Chainlink è una mina vagante, io ho paura, cioè è troppo parabolico, io non lo toccherei, vi dico la verità. È un pericolo, è veramente non iperesteso, di più. Link USDT, com'è che è che dicevate essere vicino ai massimi storici? Caspita, è vero, caspita, mamma mia. È vicino ai massimi storici, sì. Potrebbe avere un impulso di price discovery e poi boh, vediamo, vedere che succede. Beh, contro il dollaro effettivamente è più interessante che contro Bitcoin, perché ha una mega lateralizzazione, così. Adesso la sta rompendo, qua c'è un pool di liquidità da vincere, poi si potrebbe avere una situazione interessante, insomma, si potrebbe vedere se ha il colpo di reni da superare quella zona lì, i 5 dollari, potrebbe essere interessante poi vederlo ritracciare, ecco. Pazzesco Chainlink comunque, sta spingendo veramente un sacco. Il grafico di EOS invece come lo vedi? Andiamo a dare un'occhiata a EOS, ma mi pare male, se non ricordo male, perché l'abbiamo guardato ultimamente, sì, è tragico, è veramente tragico. Continua a fare nuovi minimi, ha rotto a ribasso il range, è uno scenario da short quasi, oserei dire. Uno short ad esempio su un eventuale retest di questo range low, con target questa zona qua. Cosa ne dite? Questo è un cluster intermedio che però non sembra scatenare molta domanda a sto giro, e stop loss qua sopra. Questo è un setup short che potrebbe essere anche interessante, anche se shortare le altcoins in un periodo di esuberanza di altcoins come questo, perché le altcoins attualmente, guardate, cioè adesso questo è il settimanale, ma il giornaliero che uso per monitorare la mia esposizione è sempre più bullish per le altcoins, vedete? C'è un downtrend della dominance, ha rotto incrociate a ribasso l'EMA 930, ha rotto a ribasso la dominance l'EMA 100, sta per incrociare la EMA 30 con la EMA 100 e poi abbiamo lo scenario di massima esposizione possibile. Che dire, è un periodo in cui andare a pescare le giuste altcoins dà più soddisfazione che Bitcoin, e questo io ne so qualcosa con Ethereum, insomma. Allora andiamo avanti un po'. Ieri ho venduto tutti i miei Tezos, Cardano, Link e Dash. Bravo, perché sicuramente hai fatto dei buoni profitti, oserei dire. Possiamo vedere CRO? Ma sì, andiamo a vedere CRO, che ormai è un nostro appuntamento fisso. CRO BTC, che mi ricordo avevamo visto che continuava e continua comunque a estendere. Incredibile, non ritraccia mai. Non so che dire, cioè finché non ritraccia è veramente un pericolo. A sto punto ha formato una nuova zona di cluster da tenere in considerazione per un eventuale ritracciamento. Abbiamo questi due livelli, quindi si potrebbe fare posizione speculativa 1 in questo punto con stop loss qua sotto, posizione speculativa 2 che utilizza questo e lo stop loss... Oddio, facciamo così allora, posizione speculativa 2 qua, così, e lo stop loss lo mettiamo, dove lo mettiamo? Ci sono questi due minimi che fanno un po' da zone di prezzo interessante, si potrebbe frammentare un po' qua lo stop loss. E comunque appunto, se viene violato questa zona, facciamo uno step down alla 2, se viene violata anche la 2, niente più long, che dire. Però appunto è interessante che si è formato anche questo cluster a metà, che potrebbe essere un primo target di ritracciamento. Pazzesco comunque CRO, sta avendo un pump notevole, notevolissimo. Il banco vince sempre. Sì, si parla degli exchange, immagino. Scusate, cosa sono gli scrigni che appaiono ogni tanto? Se li clicchi ti becchi qualche shitcoin in più, quindi cliccali assolutamente. Miglior exchange per tradare future BTC, ETH, OKX non me lo dà da fare perché sono italiano, purtroppo. Ora uso BitMEX e dopo ieri vorrei cambiare a Binance. Ma guarda, Binance, che dire, io gli exchange di future perpetual con cui mi trovo tranquillamente bene, che ho provato e consiglierei ciecamente, sono, vabbè, BitMEX ha il problema quello della liquidità e di queste shadows che ci piacciono poco e le liquidazioni eccetera. Ottimo Binance Futures, ottimo Bybit, ottimo FTX.
consiglio questi tre come prove. E se cerchi sul mio canale, trovi dei video dedicati a tutti. Insomma, ho cercato di presentarli tutte le piattaforme di Perpetual. E ho se messo male, hai voglia. Bend il killer di Link. Caspita, addirittura, effettivamente è sulla stessa categoria. Sono tutti e due oracoli decentralizzati. Addirittura il killer di Link. Tellor il killer di Ben. Ecco, Tellor è un altro, ma è listato da qualche parte a tal proposito. Tellor? No, mannaggia. Allora, andiamo a vedere su CoinMarketCap, perché Tellor lo sento nominare un po' troppo spesso e mi sta iniziando a venire voglia di seguirlo. Allora, è proprio nato da poco. E il prezzo non è che abbia fatto variazioni particolarmente eccessive. Market Pairs su degli exchange, su IDEX addirittura, figuriamoci. Bilaxi, che exchange è? Ogni volta scopro che ci sono nuovi exchange. Però potrebbe valer la pena approfondirlo, perché è sempre un oracolo decentralizzato, molti me ne hanno parlato bene, chissà. Allora, volevo tornare alle vostre domande, eccoci. CRO è magico, sì, è incredibile, è veramente incredibile. EOS è graficamente messo malissimo, ma è una cripto con TCAS S e in prezzo di sconto è da comprare. Ma guarda, io ti dico la verità, io non sono un grande fan di EOS, non penso cose buone rispetto a EOS, però capisco chi lo fa e può volerlo comprare in una situazione come questa. Ci sta assolutamente. Cardano 50% in una settimana, not bad. Bitcoin 50% in un mese, not bad. Direi che i tuoi profitti te li sei fatti. Nexo, purtroppo Nexo non è... Oh sì, è listato da qualche parte, su Huobi. Andiamo a vedere. Nexo, Bitcoin, ma è quasi una stable coin. Oddio, in realtà non è che sia messo benissimo, la Nexo Bitcoin, perché dunque si sta appoggiando, vediamo il settimanale, è un grafico un po' dubbio questo, è un mega range, vedete, che sta andando su e giù, effettivamente qua abbiamo un range middle, se lo vogliamo chiamare così, se questo fosse il range low e questo il range high per adesso, e boh, non mi dà tutta sta gioia, cioè operare su una coin così non mi dà spunti, ecco, perché abbiamo delle oscillazioni, mi fa sembrare, cioè a metà così non mi viene voglia, ecco, tutto qua. Si potrebbe cercare il setup long visto il recupero di questa zona qua, ma non lo so, non mi soddisferebbe appieno, ti dico la verità. C'è qualche motivo particolare che ha favorito il pump su Cardano? Ma non credo, a dire la verità, non ci sono particolari notizie, nulla di che. Secondo me, la condizione grafica, magari poi c'è un po' di FOMO sullo staking, eccetera. Eccomi in ritardo, ma sì, c'è la differita sul tubo, tra poco tanto chiudo e la metto sul tubo. A quando la prossima morte di Bitcoin? Ma sarà morto anche oggi, muore sempre. No, del tuo bot truffaldino, che cosa state dicendo? Scambia le carte che... no, le carte, il gioco per scommettere le shitcoin, non ci faccio niente. Per i Perpetual FTX è strepitoso, concordo, ottimo, è ottimo. Collaterale USDT, tra l'altro, e stablecoins. È ancora valido il Reflink su Binance col 20% di sconto sulle fees? È ancora valido, non ho ancora dumpato i miei BNB. Anche perché BNB non è messo male ultimamente. Cioè io, la mia regola è che lo dumpavo se usciva da questo range. Non l'ha fatto, me lo tengo ancora, che speriamo in un recuperozzo. Vediamo che mi combina. Puoi dare un occhio al buon Tezos? Come non dare un occhio al buon Tezos? Poi vi saluto, vi avviso, ci salutiamo,
Baci, abbracci. Allora, Tezos, che dire, si è comportato bene. Avevamo ipotizzato noi una posizione accumulativa un po' di tempo fa in quest'area che avrebbe pagato bene. Io non l'ho aperta, chiaramente, altrimenti che cosa lo dico a fare? E il lower lower all'invalidazione, perché l'uptrend settimanale è ciò su cui si basava. Poi, per avere una prosecuzione, ovviamente, dobbiamo andare a bucare anche i massimi, cosa che non sarà facile perché c'è anche qui un grosso pool di liquidità. Queste shadows lunghe in prossimità dei massimi sono brutte perché rendono un top più top, cioè lo rendono più complicato da battere. E in ogni caso, quello che vi volevo dire è che sul settimanale è ben impostato, quindi ha fatto un engulfing bullish qua in prossimità di quello che potrebbe essere, che ha tutta l'aria di essere un higher low. Andiamo a vedere il giornaliero, quindi ha fatto un po' di repulsione, sta lateralizzando sotto a questo clusterino intermedio e quindi si potrebbe utilizzare il break retest di questo clusterino intermedio come zona di entry nel caso di altro passo in avanti. In quel caso lì, attenzione anche al top della shadow nel caso in cui ci chiudiamo molto distanti, altrimenti ci possiamo limitare anche al solo cluster. C'è da vedere come chiuderà, ecco, come poi ci aggiorneremo in futuro, però il setup sembra buono, la situazione sembra molto buona. Che dire, ragazzi, io vi ringrazio di nuovo di avermi seguito anche con un giorno di ritardo. Vi ho visti belli partecipativi, mi piace quello che si è creato insomma in questa community, questo spirito partecipativo, per l'appunto ci scambiamo opinioni, siamo sempre sul pezzo, sempre presenti, vi vedo molto non so neanche utilizzare il termine giusto, parte della community, ecco, una community che va avanti grazie a voi, a me, che collaboriamo, ci troviamo, ci scambiamo opinioni, condividiamo idee, condividiamo strategie, tecniche. Ultimamente abbiamo parlato molto di bot, vi è piaciuto, piace anche a me, stiamo crescendo insieme, ecco, è questo che sento, e quindi spero davvero che continui tutto quanto così. Noi ci rivediamo questo venerdì, sempre in diretta qua su Twitch, alle ore 18, così poi ci godiamo il primo weekend magari fuori porta, visto che si può finalmente uscire dalle regioni e io proverò ad andare al mare, quindi se non mi vedete martedì al live successivo rientrare, sono ancora in coda in autostrada con tutta probabilità, e adesso devo pensarci se fare anche un video in più, perché avevo un argomento da trattare, però avrei pianificato il video per domani, e fare oggi, domani e venerdì secondo me è un po' troppo, poi non ne potete più e ci sta, ci penso. Comunque, ragazzi, vi faccio di nuovo un caro saluto, alla prossima, carico il video sul tubo, ci vediamo questo venerdì sicuramente, questo giovedì forse, in base a come mi va. Ecco, ciao a tutti!